Presidente, un accordo che il Ministro ha definito utile per il buon funzionamento della giustizia. Un accordo fondamentale, io credo, proprio per cercare di agevolare il personale del Ministero della Giustizia che, come ha detto il Ministro, purtroppo non gode di una remunerazione così favorevole. Per cui è giusto che si contribuisca a trovare delle soluzioni abitative che non debbano costringerli a ricorrere al mercato libero, che è sicuramente un mercato che per questa fascia di persone crea delle preoccupazioni. Noi siamo sempre stati di grande collaborazione con tutte le istituzioni, in modo particolare col Ministero, tenuto conto che abbiamo, come dicevo prima, messo a disposizione anche dei nostri dipendenti per agevolare il lavoro dei tribunali e delle procure. Questo credo che sia un passo importante. Una bella e utile occasione. Abbiamo spiegato come la funzione degli amministrativi sia fondamentale per il funzionamento della giustizia, la cui lentezza ci costa più di 2 punti di PIL, e mentre riusciamo e riusciremo a colmare l'organico dei magistrati entro il 2026, potrebbe essere più difficile colmare la grave carenza di organico di amministrativi, perché hanno retribuzioni minori e hanno difficoltà nel trovare abitazioni. Questa è la ragione per cui accordi come questo riducono di molto queste criticità, costituiscono e costituiranno un incentivo, lo rifaremo anche con altre ragioni, per facilitare l'ingresso nell'amministrazione della giustizia da parte del personale, appunto, di collaboratori non magistrati, e penso che entro un paio d'anni vedremo i risultati proprio anche dal punto di vista economico, perché una giustizia lenta, ripeto, è una giustizia che ci costa molto, una giustizia rapida favorirà molto anche gli investimenti, quindi è un discorso anche utilitaristico oltre che di minima eticità nei confronti di chi lavora in città dove magari la vita è più cara rispetto ad altre. È un gran passo fondamentale della missione Lombardia, che va nella direzione di poter far fruire anche in questo caso ai dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia degli alloggi di residenzialità pubblica, proprio perché il rapporto domanda-offerta si è fortemente incrinato e quindi anche le categorie hanno bisogno, prima che diventino indigenti, della dimora per poter venire a erogare servizi. Questo è sicuramente il vero mix abitativo e anche una dimensione importante che va verso coloro che sono attualmente fragili e indigenti e anche nei confronti di chi non lo deve diventare perché non ha la casa. Regione Lombardia sta lavorando concretamente per allargare le categorie dei beneficiari dei servizi abitativi. Non solo in termini di risorse messe in campo, oltre 1.570 milioni di euro per la cura del patrimonio e per quanto concerne il welfare abitativo, ma con delle modifiche che abbiamo già portato in sede ordinamentale, che permetterà che nelle assegnazioni possano essere riservate a persone che hanno fasce ISEE da 10 a 15 mila, con l'housing sociale che va nella direzione di integrare il patrimonio immobiliare sotto importanti profili sia pubblico che privato per quanto concerne fasce di popolazione da 14.000 a 40.000 e soprattutto anche dando la possibilità a coloro che erogano servizi per le istituzioni oltre alle forze dell'ordine di trovare una collocazione. Diciamo che siamo nella piena direzione di quando sono stati istituiti i primi IACP nel 1903, quando il tema era di dare l'opportunità a coloro che devono e non riescono ad avere un'abitazione di poter avere lavoro e la dignità dell'abitazione.